Pensa a dire, usavano lo scalone in pietra che c'era nel cortile. Il passaggio l'abbiamo creato noi, togliendo i soffitti, così
frescare intorno al 1460 da Giacomino da Ivrea. Sono delle scene religiose, tra cui spicca il gigantesco San Cristoforo. Secondo piano, stanze e cameroni per soldati e servitori. Il tetto, oltre che dare luce al cortile, è fatto in modo da raccogliere l'acqua piovana. Tutta l'acqua raccolta era 25.000 litri d'acqua. Il carro è piemontese, 1600-1700, probabilmente è un carro da barata legato alle feste del vino, della vendemmia, e ben decorato, ben finito per essere solo un carro da barata. Vedete i grappoli d'uva, guardate i mozzi delle ruote, sono dei vari lotti, delle botticelle, tutto il carro decorato in una giardina, è molto bello, particolare. Sulla destra c'è una porta chiusa, stessa cosa da terra, quella nell'angolo. Sono l'ingresso dell'esattoria dove venivano raccolte le tasse. Salvo la principessa. Intorno hanno già facendo delle ipotesi nel periodo militare ci potevano anche stare le prigionieri. Nel periodo residenziale no, troppo dentro il castello, troppo in vista. Comunque in tutti i casi voi i prigionieri non li vedete. Il portale veniva aperto solo quando arrivava il signore del castello.